Siamo felici di poter finalmente consegnare al paese una nuova piazza i cui lavori di ristrutturazione erano attesi da diversi anni. La nuova piazza presenta ora una modificata viabilità, ma soprattutto un'estetica indubbiamente di grande attrazione, sia per la presenza delle stupende fontane, sia per le nuove colorate aiole. Abbiamo mantenuto il concetto dei sei elementi, delle sei vasche che riprendono quello che c'è nel sottosuolo, cioè l'adigetto che passa per la piazza. Due vasche sono state rifunzionalizzate mantenendo l'oggetto acqua per l'appunto tramite l'inserimento di 9 ugelli, 6 su una vasca e 3 sull'altra, che acquisterà anche un colore notturno grazie al sistema a luci LED che abbiamo inserito. Vuole diventare una piazza letteraria dove centralmente spicca la civica biblioteca, che rappresenta il punto di riferimento della comunità. Avere la biblioteca posizionata a guardare la piazza la porta ancora di più a rivestire il suo ruolo di ambasciatrice di cultura. Ubicazione così centrale ne favorisce ancora di più la fruizione da parte di tutti coloro che transitano in piazza. Un punto di riferimento architettonico ma soprattutto culturale. L'intervento, come tutti i cittadini hanno potuto vedere durante questi 6 mesi di lavoro, ha riguardato la rifunzionalizzazione degli oggetti più significativi della piazza con gli allargamenti stradali per consentire le nuove necessità viabilistiche. Gli attraversamenti stradali che erano inseriti nel tessuto connettivo tra piazza, ristone e marciapiedi, alcuni sono stati tolti e alcuni invece riproposti con lo stesso materiale porfido. La statua della bambina qui collocata di fatto sancisce la vocazione letteraria del paese e rimarrà un simbolo per queste e per le nuove generazioni. Il soggetto in questo caso è una ragazza ed è concentrata nella lettura, assorta nei suoi pensieri. Tante delle mie sculture sono proiettate verso l'alto, quasi a vincere la forza della materia. In questo caso invece non vogliamo proiettarci verso l'alto, vuole indirizzarci verso la lettura e verso un viaggio in un proprio mondo interiore. Storia e cultura, architettura e socialità si fondono in un luogo che rimarrà il punto di riferimento e di incontro della gente, un luogo dove la comunità si riconosca.